È una Federica Pellegrini sorridente quella che si presenta davanti al pubblico milanese in occasione della presentazione di uno dei suoi sponsor, Nilox. La campionessa italiana di nuoto vuole lasciarsi alle spalle l'ultima Olimpiade, in cui i risultati sono stati molto al di sotto delle sue aspettative. Purtroppo sono stati due quinti posti, cosa che io ovviamente non si può nascondere, optavo per le due medaglie d'oro da cui venivo da Shanghai 2011. Per il futuro le idee sono molto chiare. La mente è concentrata alle prossime Olimpiadi, quelle di Rio 2016. E alla domanda se stesse pensando ad un figlio, la risposta non lascia spazio a fraintendimenti. No, altrimenti non avrei ricominciato a nuotare come sto facendo. Federica conferma invece la volontà di prendersi un anno sabbatico, cosa suggeritagli con forza anche dal suo allenatore, che tornerà ad essere Philippe Lucas. Era più estremo di me sul fatto di, insomma, apportare dei cambiamenti nel senso di riposo quest'anno per poi ricominciare a settembre 2013 come prima, forse anche più forte di prima. Nel futuro di Federica, oltre al nuoto e a diventare mamma, ci potrebbe essere anche la TV. La nuotatrice azzurra, infatti, apre a questa possibilità, ma esclude con forza la partecipazione ad un reality. Se mi farei riprendere 24 ore su 24, no. Però insomma, mai dire mai nella vita, però insomma penso proprio di no.